Ritardi di consegna nella corrispondenza di Poste Italiane su alcune località di Solofra. All'indomani delle segnalazioni di residenti, soprattutto delle località di Via Sorbo Soprano, Balsami e l'ex Via Luigi Landolfi, arriva la risposta del comune di Poste Italiane di aver attivato un miglioramento del servizio di consegna della corrispondenza e dei pacchi. Il problema sollevato dai cittadini riguarda in particolare la consegna di bollette che giungono ai destinatari anche dopo la scadenza indicata. A sollevare la questione anche alcuni pensionati timorosi delle scadenze e che possono incorrere in eventuale sospensione del servizio, in quanto spesso si ritrovano con le cassette delle lettere vuote. I cittadini avevano lanciato l'appello alle istituzioni per la risoluzione del problema. Risposta immediata è arrivata con un primo vademecum e lettera indirizzata ai residenti del comune di Solofra, a firma sia di Poste Italiane che del sindaco Nicola Moretti. Il Dopo primo una cittadino ha vicenda comunicato che come senza comune si è precedenti, reso disponibile a fornire il gli supporto organi di necessario. appello Inoltre, l'ente di governo in cittadino, in stabiliti collaborazione con Poste Italiane, hanno avviato un monitoraggio per dalle migliorare la qualità del servizio di consegna della corrispondenza e dei corrispondenze pacchi. Nel frattempo, da di parte di Poste Italiane, è stato chiesto una collaborazione dei residenti nell'osservare alcune regole, come assicurarsi che l'unico numero civico assegnato dal comune sia visibile presso la propria abitazione, così la cassetta postale con i nominativi, e di comunicare l'indirizzo della nuova toponomastica.